benvenuti nel mio nuovo video. Io vi aspetto. Adesso vi faccio vedere come stendo. Se stendete anche voi così o avete metodi alternativi per stendere, fatemelo sapere nei commenti, perché io adoro stendere, adoro fare le lavatrici, e se magari c'è qualche modo che sto sbagliando nel lavare, nel stendere qualcosa, piuttosto che appunto anche voi mettete, che ne so, i calzini li mettete in un modo piuttosto che un altro, le maglie le appendete in un modo, chi da qui, chi dal basso, insomma, suggerimenti sono assolutamente accettati, e quindi vi aspetto con il video. Ed eccoci qua che vi mostro come io stendo. Allora, io prendo ovviamente, tiro fuori subito la roba dalla lavatrice e vado a preparare lo stendino vuoto e vado a stendere. Per ogni capo io vado a sbatterli tutti, se non lo sbatto è perché ho la testa da un'altra parte. Ma praticamente per quanto riguarda le magliette, se avete notato, io le stendo così, cioè senza mollette, e soprattutto dall'ascella in giù, quindi non mi restano segni né niente. Per quanto riguarda certi vestiti, purtroppo mi capita che siano messi a lavare al contrario, che purtroppo non vado a fare la selezione dei colorati, dei bianchi, dei rossi, eccetera, e quindi buttando tutto insieme, quel che prendo prendo, e ahimè tante volte mi tocca anche girarle. Dopo ovviamente che le ho girate, come tantissime maglie voi state notando, che mi arrabbia, mi fa arrabbiare la cosa, mi fa innervosire, perché è una perdita di tempo. Anche se giustamente voi mi chiederete, ma se io, cioè se tu adori stendere, perché? Allora, eccolo qua, intanto vi faccio vedere che appunto stendo dall'ascella in giù, e giustamente dicevo, come mai tu dici che è una perdita di tempo se ti piace stendere? E avete anche ragione, ma siccome stendere veloce è più comodo per tutti, e pratico veloce, voglio fare le cose fatte bene, e giustamente anche la roba andrebbe messa a lavare senza essere girata, almeno che non siano qualche capo dedicato, qualche capo con qualche scritta, qualcosa, in modo che per forza di cose, se non ne giriamo, perdiamo magari i brillantini o le scritte si possano rovinare, lì sì, va bene. E io continuo a stendere, spero che questo video vi piaccia. Come stendo, perché appunto tendo a mettere nei vestiti dal sotto l'ascella, io faccio così, quindi non mi lascia effettivamente molto segno da dover stirare per forza, perché poi ovviamente dipende da tessuto a tessuto. Comunque vi aspetto al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, un pollice in su, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo alla prossima.